10 ottobre. Chiunque vorrà essere grande fra voi, sarà vostro servitore. Marco 10:43. Lavorare nel regno, 1. Disneyland è definito il regno della magia. Per quanti vi lavorano, esiste un valore che è enfatizzato sopra ogni altro ed è ciò che rende magico quel posto. Che cos'è? Il servizio. Ai dipendenti è chiaramente ordinato di soddisfare al meglio ogni utente che varca quel cancello. Ogni singolo ospite deve essere trattato come fosse un invitato strettamente personale. Nel caso chiedesse indicazioni, bisogna accompagnarlo. Qualora rivolgesse domande, magari già poste centinaia di volte, è necessario rispondere come se non fossero state mai udite prima. Al parco di Disneyland c'è un'attrazione che si chiama Jungle Cruise, un numero che simula una crociera fluviale attraverso la giungla, lungo i grandi fiumi del mondo. E la domanda più frequente è: quanto dura l'escursione? Ai membri dello staff è stata fornita una risposta standard per soddisfare la curiosità degli ospiti. La Jungle Cruise è un'avventura emozionante della durata di 10 minuti. Un impiegato, però, stanco di sentirsi rivolgere questa domanda, sbottò seccamente con la coppia che gliela poneva per l'ennesima volta: dura 3 giorni. La coppia, meravigliata, abbandonò la fila e tornò all'Hotel Disney, dove stava trascorrendo la luna di miele. Rifece frettolosamente le valigie e, dopo aver riposto ogni cosa, andò a rimettersi in coda davanti all'attrazione. Il giorno dopo, la guida che li aveva incontrati non c'era più e al suo posto c'era qualcun altro che rispondeva: la Jungle Cruise è un'avventura emozionante della durata di 10 minuti. Quando rappresenti il regno di Dio, devi fare tutto il possibile per essere d'aiuto alle persone, devi amarle e andare incontro ai loro bisogni. Perché? Semplicemente perché Gesù è il re di questo regno e dice: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Matteo 20:28. Continua domani. Iscriviti alla newsletter per ricevere meditazioni ed aggiornamenti.